entriamo nel merito del progetto e entriamo subito e dando la parola al professor Paolo Fadda, che si alternerà con il dottor Federico Sollai nella presentazione di stamattina, l'ISPO dall'interno del cluster dei progetti per il miglioramento dell'ambiente acustico delle città portuali, e ci condurrà nelle prime riflessioni rispetto al tema. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, sono Paolo Fadda, sono corresponsabile scientifico di questo progetto e approfitto, siamo proprio alla conclusione un po' di questa lunga attività, anche contrassegnata dalle difficoltà generate dalle pandemie, e vorrei approfittarne proprio per ringraziare tutti i partner per il lavoro svolto, perché ritengo che i risultati di questo progetto, anche se non sono io a certamente doverli giudicare, ma io mi ritengo sicuramente soddisfatto del lavoro e dei risultati conseguiti. Oggi parliamo del appunto progetto LISTPORT. È sostanzialmente del modello di infomobilità che ci stiamo accingendo a collaudare, a sperimentare e collaudare, quindi nella fase finale del progetto, dopo una lunga attività che possiamo chiamare preparatoria per giungere a questa ultima finale attività. I partner, diciamo, li conosciamo tutti, sono comunque riportati nella seconda slide del lavoro che lasciamo agli atti. E io vorrei spendere solo alcune parole sull'inquadramento generale di questo progetto nell'ambito diciamo, attività in questo senso voluta dall'Unione Europea come noi partner di questo progetto LIST, insieme ai capofila e partner di altri due progetti, abbiamo voluto far nascere questo cluster di attività progettuale, quindi distribuita su tre progetti, nel settore sostanzialmente del contenimento delle pressioni acustiche generate dalle attività portuali e della mobilità motorizzata generata dai porti. E ci inseriamo sostanzialmente in una problematica evidenziata dalla direttiva 2002 dell'Unione Europea 49 dell'Unione Europea, che sostanzialmente raccomanda la condivisione per una politica integrata e sinergica di azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e allo sviluppo, questo è molto importante, di buone pratiche in grado di definire un approccio metodologico standardizzato per le diverse città portuali, cioè sostanzialmente una raccomandazione verso una politica che sia tesa a mettere a punto strumenti che siano generalizzabili, quindi estendibili a tutte le realtà con problematiche di questa natura. E come finalità, quindi, la definizione di procedimenti progettuali standardizzati, quindi che si prestino alla scalabilità e replicabilità. Quindi, questo è l'obiettivo che si è posta l'Unione Europea finanziando questo programma finalizzato al contenimento delle pressioni acustiche. E in questo programma, appunto, noi di LISTPORT con Report e con Decibel abbiamo progettato tre proposte che sono andate tutte e tre in porto e che hanno sviluppato ognuna parti specifiche di questo programma integrato che io ho un po' sintetizzato in questa slide, dove all'obiettivo generale che un po' abbiamo
sintetizzato leggendo la direttiva UE, abbiamo pensato che l'approccio migliore fosse un approccio di natura sistemica. Quando parliamo di approccio di natura sistemica, parliamo subito di un tema progettuale che va scomposto in componenti, ognuna delle quali con un ruolo molto preciso all'interno del sistema, va bene, e ognuna delle quali con un ruolo soprattutto di condizionamento e di essere condizionata dalle altre componenti. Quindi il concetto di sistema è semplice, un pochettino più complicata è l'organizzazione del progetto in questa, con questa formulazione. Quali sono le componenti sostanzialmente che abbiamo messo in campo? Intanto, primo problema, la conoscenza, il monitoraggio dei fenomeni, conoscere i fenomeni. Noi siamo partiti che non avevamo conoscenza, va bene, di quali fossero le fonti che generano il rumore all'interno dei porti. Tutti le possiamo intuire, ma non abbiamo elementi, dati significativi, non avevamo dati significativi per monitorare questi fenomeni. C'è un problema di tecnologia e di software di gestione e analisi dei fenomeni, quindi mettere a punto strumenti validi, appunto scalabili, generalizzabili, che possono essere utilizzati in altri contesti. Noi qui, ricordo, abbiamo fatto, e lo dirà Federico, abbiamo fatto una sperimentazione su 4 realtà portuali, ma queste 4 realtà portuali diverse una dall'altra sono servite proprio per mettere a punto procedure scalabili. Poi viene in campo la tecnologia per la riduzione del rumore e quindi abbiamo dato uno sguardo a come intervenire e quali strumenti e quali attrezzature, quali prodotti utilizzare per ridurre il rumore, e ci siamo posti il problema dell'ambiente. L'ambiente da salvaguardare, quindi l'analisi dell'ambiente climatico. Le funzioni obiettivo sono differenti, funzioni obiettivo che hanno riguardato il miglioramento del clima acustico, la riduzione degli inquinanti e evidentemente altri. E questa prima parte ha generato l'analisi conoscitiva del sistema, sviluppata appunto per subcomponenti che sono evidenziate bene nei programmi di questi 3 progetti. Giusto per citarne alcune, diciamo che hanno riguardato l'analisi conoscitiva, il rumore da flussi di traffico, le fonti puntuali di rumore all'interno dei porti, le tecnologie, i metodi e le procedure per la rilevazione, i software, i sistemi per la gestione dell'analisi. Pensate soltanto ai software da mettere a punto per l'analisi congiunta rumore-traffico, quindi avere una precisa conoscenza di come il rumore sia generato dal traffico nelle sue diverse componenti e nelle sue diverse manifestazioni. E quindi qui poi si è passati alla messa a punto e validazione di specifici software, cosa che è stato fatto in report, test e validazione di sistemi ITS che stiamo facendo noi qui e abbiamo fatto noi qui con LIST, definizione di tecnologie per la riduzione del rumore che stiamo facendo in parte su Decibel, ma anche in parte su altri, sugli altri nostri 2 progetti, la definizione di tipologie di interventi infrastrutturali per la riduzione del rumore. E qui abbiamo messo in campo appunto interventi sulle pavimentazioni stradali, fonoassorbenti ed altro. Abbiamo fatto test di validazione di questi modelli e tutto per giungere a mettere a punto non delle linee guida, ma l'obiettivo è quello di dare degli strumenti, delle indicazioni, delle informazioni utili perché qualcuno poi possa scrivere delle linee guida, che in realtà diamo noi come struttura in bozza, come a nostro avviso dovrebbero essere fatte, ma non abbiamo la presunzione né il ruolo di poter mettere in campo ovviamente delle linee guida, se non di suggerire delle bozze di regolamento e di disciplina per delle linee guida. Quindi finisco l'obiettivo degli LIST Port. Oggi parliamo di LIST,
contribuire alla riduzione dell'inquinamento acustico generato dai porti commerciali nei confronti delle città portuali, mediante l'utilizzo di sistemi ITS che agiscono sulla gestione del traffico veicolare. Quindi con l'IST abbiamo messo a punto un sistema integrato di infomobilità, di cui abbiamo visto già nella raccomandazione dell'Unione Europea, che consenta di informare gli automobilisti in ingresso o egresso dal porto di poter attuare delle strategie comportamentali di guida differenti e comunque un'organizzazione del traffico differente. E quindi quale obiettivo finale? Valutare operativamente il rendimento di queste applicazioni ITS. E noi siamo, come i partner sanno, in questa fase, nella fase in cui stiamo andando a implementare questi strumenti nelle quattro città per fare i rilievi ex post e verificare la qualità delle attrezzature che abbiamo messo in campo. Io forse sono stato un po' troppo lungo, ma era una parte particolarmente importante da rappresentare, perché è un po' l'anima di questo lavoro, non soltanto fatto su List Port, ma fatto, ripeto, su un cluster di progetti. Vi ringrazio e lascio la parola a Federico Sonnai, che entra più nel merito delle attività di List. Grazie, buongiorno a tutti, cercherò di essere veloce. Io nella mia presentazione voglio dare, diciamo così, un inquadramento generale delle attività che sono state sviluppate all'interno del progetto di sport, per avere un quadro chiaro, sintetico e generale dell'intero progetto. Poi chi seguirà, i relatori che seguiranno, approfondiranno le singole tematiche che sono state sviluppate nel progetto. Il progetto L'eSport si componeva di due principali attività: la componente T1, che era finalizzata all'elaborazione di modelli di simulazione trasporti ambiente, mentre la componente T2 è quella più applicativa, è quella di realizzare i sistemi di infomobilità di cui parlava il professor Fadda. Qual è stata, da dove siamo partiti per lo studio di tutta la parte propedeutica allo sviluppo dei sistemi applicativi, e cioè quella di analisi della normativa. Analisi normativa che, come accennava anche il professore, attualmente è in qualche modo carente dal punto di vista della valutazione, della regolamentazione, della misurazione del rumore portuale, in quanto questo fino ad oggi è semplicemente assimilato al rumore industriale, e questa è una grossa limitazione per chi deve investigare, chi deve in qualche modo intervenire per ridurre il rumore portuale. E quindi occorreva e occorre avere una base solida di informazioni, di modelli, di studi che consentono di in qualche modo approfondire le sorgenti di rumore portuale, che sono particolarmente complesse e differenziate, sia perché, per citarne alcune, i natanti che sono fermi in porto, ma diverse sono le attività che vengono sviluppate in porto di movimentazione delle merci, e infine, è l'oggetto della nostra ricerca, il rumore generato dai flussi di traffico che in ingresso e in uscita dal porto, anche questi per i quali occorreva quindi uno studio specifico e approfondito. Voglio ricordare che la Comunità Europea, con questi programmi, ha spinto molto sull'aspetto del rumore portuale, perché sempre di più le comunità delle città portuali sono particolarmente sensibili, intanto perché il rumore determina comunque un fastidio importante nei confronti delle persone, ma soprattutto perché i porti sono in continua evoluzione, in continua espansione, e quindi le proprie attività si implementano di anno in anno, e per questo occorre avere una conoscenza approfondita per studiare i metodi e le tecnologie per poter attenuare questo rumore. I porti investigati li abbiamo già detti, sono quelli di Bastia, Olbia, Vado Ligure e Piombino, che sono quattro porti pilota di queste città che sono stati investigati e sui quali è stata sviluppata l'applicazione del sistema di infomobilità.
È stata fatta quindi una prima parte di analisi di caratterizzazione trasportistica nel periodo di punta e nel periodo di morbida ex ante, quindi prima degli interventi di installazione dei sistemi di infomobilità, con un'analisi del contesto urbano e trasportistico individuando le criticità, la modellizzazione della rete stradale attraverso l'utilizzo di sistemi open source, nel caso specifico il software Sumo, e una parte di rilievi di traffico che avevano lo scopo di implementare e calibrare il modello di traffico che serviva intanto per riprodurre lo stato attuale e quindi le criticità, e poi anche per essere utilizzato per sviluppare scenari di riassetto del traffico da veicolare poi con i sistemi di infomobilità. Quindi qua vediamo un po' alcuni estratti con la mappa dei punti di rilevazione del traffico, alcune elaborazioni dei flussi di traffico sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, con le ovvie differenze fra i due periodi, quello estivo maggiormente caratterizzato da flussi di veicolari intensi e quello invernale invece soggetto a livelli di traffico inferiori. E qua vediamo la modellizzazione con il grafo di rete e successivamente il modello con il carico veicolare che è simulato nella rete una volta che questo è calibrato. Per quanto riguarda la parte della caratterizzazione acustica che veniva affiancata a quella della caratterizzazione trasportistica, aveva semplicemente l'obiettivo di definire quale fosse lo stato dell'ambiente acustico di queste città portuali, riferite in particolare agli effetti che il traffico genera sul rumore lungo la viabilità che conduce o che porta in uscita dal porto. Anche qui una parte di rilievi di acustici sincronizzati con il traffico, l'implementazione del modello acustico ambientale e la successiva costruzione delle curve isorumore per definire in che modo il traffico va a incidere sulla qualità ambientale delle città portuali. Qua vediamo anche qui i punti di rilevazione acustica con le postazioni fonometriche, e l'esito finale è la costruzione delle mappe di isorumore con i diversi livelli di pressione acustica per diversi areali lungo la viabilità stradale. A questa poi è stata sviluppata una parte di elaborazione di un modello che consentisse di definire i livelli di rumore in funzione dei livelli di traffico, perché la logica è stata quella di non prevedere dei sistemi di monitoraggio acustico continui, quindi attrezzature particolarmente sofisticate, ma quella di prevedere semplicemente dei sistemi di misurazione del traffico sulla base del quale potesse essere valutato il rumore da essi generato, in particolare i punti sensibili della città e della viabilità in esame. Questi modelli che sono stati sviluppati rappresentano un po' il cuore dell'intero sistema e il sistema soprattutto di supporto alle decisioni. Infatti, al superamento di soglie critiche di rumore, il sistema è in grado di decidere e di veicolare scenari di riassetto della mobilità per indurre comportamenti diversi alle correnti veicolari che si dirigono verso il porto oppure che ne sono in uscita, e tutto questo ovviamente per decongestionare le arterie stradali, ma soprattutto quello di ridurre il rumore da essi generato. I sistemi che, e qui poi certamente c'è stata tutta una fase di definizione degli scenari alternativi di traffico che abbiamo sviluppato con la modellizzazione del sistema dei trasporti, quindi con il software Sumo, che ci ha permesso di individuare quali potessero essere gli scenari che consentissero di ridurre, di razionalizzare e di fluidificare le correnti veicolari in particolari condizioni di criticità, che sono stati poi quegli scenari che dovranno essere successivamente implementati e veicolati attraverso i sistemi di infomobilità, che lo voglio ricordare, sono i pannelli a messaggio variabile e la app di infomobilità. I primi, i pannelli a messaggio variabile, costituiscono dei sistemi che consentono di dare dei messaggi di prossimità, cioè sono dei pannelli posti, diciamo così, nella viabilità più prossima al porto,
mentre invece la un'applicazione che ha diverse e multifunzioni consente di pianificare il viaggio prima ancora di iniziare il mio itinerario, di decidere di recarmi verso il porto. Su questa attività alcuni comuni, parlo in particolare Piombino e Vado Ligure, hanno già installato questi sistemi, sono praticamente, se non hanno già terminato la fase di collaudo, e sono prossimi alla fase di sperimentazione ex post. Qua vediamo alcuni dei messaggi schematizzati che dovranno essere veicolati con i pannelli a messaggio variabile e l'individuazione dei punti dove verranno installate i sistemi di monitoraggio del traffico, che sono poi anche qui quelle informazioni necessarie per prendere poi le decisioni poste, in particolare i punti strategici della viabilità veicolare che conduce al porto. Anche qui vediamo dei focus, degli spaccati, dei punti dove verranno anche previsti dell'ulteriore segnaletica stradale e di indicazione per chi si dirige verso il porto. L'altro sistema che dicevo è la app che fornisce, come ho detto, la possibilità di creare una mappa interattiva di costruzione di un itinerario di viaggio in funzione della condizione di traffico sulla viabilità, ma poi anche di dare tutta un'ulteriore serie di informazioni, come per esempio quella di prenotazione del viaggio, oppure altri messaggi che le centrali operative e quindi i comuni vogliono dare all'utente, e anche di visualizzare laddove possibile in tempo reale le condizioni su alcuni punti specifici della rete, potendo accedere alle videocamere che sono poste lungo questa viabilità. E quindi poi la connessione con ulteriori sistemi, visto che un obiettivo anche questo del progetto è quello di utilizzare sistemi aperti che possono essere facilmente integrabili, scalabili e utilizzati in altre realtà portuali pilota. Qui c'è tutta la parte di personalizzazione, ovviamente questi sistemi devono essere personalizzati per ogni singola realtà portuale, sia nei messaggi veicolati dai pannelli messaggio variabili, sia per quelli veicolati invece all'utente con l'ausilio delle app. Qui vediamo un po' uno schema logico delle informazioni del sistema di infomobilità ITS Lisport che è stato messo a punto, e poi a questa fase di costruzione delle applicazioni è stata pensata una parte di formazione, intanto per l'utilizzo dei sistemi di cui il progetto Lisport doterà le amministrazioni comunali, ma soprattutto una parte di formazione legata proprio alla specificità del settore dei trasporti e quello acustico, per dare sostanzialmente degli strumenti ai tecnici e funzionari dei comuni di poter operare anche delle modifiche agli scenari che oggigiorno sono stati predefiniti, perché sulle condizioni di traffico ambientali è ovvio che ci siano continue evoluzioni, vuoi anche per la razionalizzazione infrastrutturale di un'intersezione, l'inserimento di una nuova arteria stradale, di uno svincolo, e quindi i tecnici devono essere in grado di avere quelle informazioni di base per poter in qualche modo intervenire e modificare gli scenari di traffico. Qui abbiamo detto c'è tutta poi la parte finale, che è quella di sperimentazione del sistema, perché l'obiettivo finale del progetto è quello di verificare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di infomobilità finalizzati alla riduzione del rumore generato da traffico attratto e generato dal porto. E qui ci sarà una campagna di rilevazione ex post di traffico e di rumore e la creazione di mappe isorumore che verranno confrontati con quelle che sono state sviluppate nella parte ex ante. E quindi ci sarà tutta una parte di confronto e di valutazione. Vado a finire per dire, così come ha già detto il professore, che l'obiettivo è poi quello di definire una sorta di vademecum, di indirizzi, di bozze di linee guida consentono di implementare la normativa vigente, che come abbiamo detto è carente sotto il punto di vista della valutazione del rumore portuale, dare delle raccomandazioni, soprattutto per creare una banca dati solida sul rumore portuale, di cui ce n'è estrema necessità per fare studi, ricerche e implementare nuovi modelli. Indicazione per la implementazione di modelli predittivi traffico rumore, anche qui dicevo
non ci sono software e modelli specifici e noi invece abbiamo cercato di metterne appunto alcuni. E poi, per finire, gli elementi guida per l'implementazione, lo sviluppo e posizionamento dei sistemi di infomobilità. Cioè, una volta sperimentati, siamo in grado di definire in che modo questi sistemi possono essere esportati e implementati in altre realtà di città portuali come quelle esaminate. Io ho terminato, vi ringrazio per la vostra attenzione.